Siamo a Mezzano con Giovanni Andreolli di Virtus Verona per raccontare un'importante esperienza, perché il legame che lega Virtus Verona con il territorio di Primiero, con Mezzano, dura ormai da 20 anni. Intanto, buon compleanno, anche se c'è un po' di amarezza da parte vostra. Perché? C'è un po' di amarezza perché dopo 20 anni che frequentiamo la vallata con centinaia di atleti, con centinaia di genitori che sono venuti a conoscere anche per le prime volte la bellezza di questi posti e per l'indotto anche, mi permetto di dire, che hanno portato, ci aspettavamo almeno un piccolo segno, diciamo, di riconoscenza, riconoscenza che poteva essere anche una targa, un ringraziamento anche verbale per tutti questi anni che abbiamo sempre frequentato questa valle, che potevamo, nonostante anche tante altre sollecitazioni di altri comuni, eccetera, poter cambiare. Invece noi abbiamo preferito, perché avevamo anche instaurato dei buoni rapporti con la società di calcio, con la gente del posto, con le varie autorità, abbiamo sempre preferito rimanere in questa zona. 20 anni per la Virtus Verona, cerchiamo di far capire a chi ci sta ascoltando che cosa significa Virtus in questi 20 anni. Allora, intanto il ritiro quest'anno è iniziato a luglio, ci racconta chi è stato a Primiero, ma soprattutto quali sono state le squadre importanti e di che livello che sono arrivate ad allenarsi proprio qui a Mezzano. Allora, noi partiamo in pratica con la Serie D, che inizia l'allenamento da fine luglio fino circa il 10-12 di agosto. Poi, con passato Ferragosto, partiamo con due squadre di juniores. La settimana successiva partiamo con altre quattro squadre, tra cui due allievi, due giovanissimi. E l'ultima settimana partiamo con gli esordienti e i pulcini. In totale sono circa 12 squadre, con un attivo tra allenatori, giocatori e vari dirigenti di oltre 300 persone. Un movimento importante è quello della Virtus Verona, perché questa si chiama davvero promozione del territorio, che non è solo calcio, ma anche molti altri sport. Esattamente, non è solo oltre il calcio, ma anche noi ai nostri ragazzi, quelli che sono per la prima volta che vengono in questa vallata, li portiamo anche in giro, li portiamo anche soprattutto nel paese di Mezzano a fargli conoscere le varie bellezze, perché Mezzano, come ben tutti sappiamo, è uno dei borghi più belli d'Italia. E poi oltre al calcio anche le passeggiate li portiamo a Fiera di Primiero e in altre località della zona appunto per farla apprezzare e conoscere. Ricordiamolo, circa 300 persone quest'anno. Esattamente, quest'anno siamo arrivati a oltre 300 presenze di persone. Che cosa chiedete allora dunque al territorio? Sono passati 20 anni, noi vi facciamo gli auguri davvero da parte di tutta la comunità e da parte del territorio, consegnandovi anche una torta virtuale, poi magari per il 21esimo speriamo ci sia davvero la torta ufficiale perché questa è una realtà importante. Che cosa chiedete magari pensando anche ad un progetto di marketing importante affiancato magari a due delle squadre importanti del territorio veronese, Chievo e Verona? Sì, ecco, noi chiediamo pochissimo, mi sembra, nel senso di avere un qualche piccola facilitazione. Faccio un esempio banalissimo, tipo i campi da calcio, noi li paghiamo. Allora, se anche tutti i comuni della zona, della comunità, capiscono e si rendono conto di tutto l'indotto che noi abbiamo portato in questi 20 anni, perché tante famiglie anche vengono a trascorrere le vacanze sia a Fiera sia a San Martino di Castrozza in altre zone, c'è anche un aiuto economico che, come tutti ben sanno, tutte le società di calcio ne hanno veramente di bisogno, perché noi, soprattutto anche noi come di Verona, viviamo con gli sponsor. Lo evidenziamo nuovamente, Andreolli. Voi vi pagate sia il soggiorno che gli stadi dove vi allenate. Non avete alcun finanziamento né da parte della provincia né da parte dei comuni, giusto? Esattamente, non abbiamo mai avuto nessuna facilitazione, nessun aiuto da parte di nessuno. Ci siamo sempre arrangiati con le nostre mani e con le nostre forze. A questo punto io direi che l'appuntamento è per il prossimo anno, nell'articolo potete trovare tutti i dettagli di Virtus Verona per conoscere anche questa realtà importante, il prossimo anno per fare un brindisi insieme, per festeggiare i 21 anni a Primiero con una bella torta, ma soprattutto con un buon compleanno Virtus. Grazie infinite, ecco, e speriamo che le autorità preposte aprano un attimino, un pochino le orecchie, un attimino anche che si rendano conto di quello che effettivamente siamo noi come realtà per la vallata. Forza Virtus ovviamente e buon campionato. Grazie a voi e speriamo di rivederci per un altro anno, che sarebbe il 21esimo, magari con un'enorme torta. E Grazie. con un bel 21. Grazie Andreolli e buon Grazie. campionato.